per lo spalino.com, i nostri microfoni, il mister della Berretti, Massimo Pedriali. Come possiamo commentare questa sconfitta? Bah, amara, perché per come avevamo giocato e interpretato la partita, sì, due episodi ci hanno proprio tagliato le gambe. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno sommessato i propri esemplari, oggi hanno dato il massimo anche sotto di un uomo. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare in vantaggio, quindi sono più che soddisfatto dell'impegno che hanno messo. Purtroppo siamo stati penalizzati per due errori di gioventù che ci possono stare, che col tempo dovranno anche loro migliorare, perché insomma una palla orizzontale fra i due difensori centrali è un passaggio vietato, e la stessa cosa su un fallo laterale loro. Abbiamo preso il calcio di rigore che con un pochettino più di tranquillità si poteva evitare. La dinamica della partita l'ha detta lei, abbiamo visto all'inizio della partita Pignatti in una posizione non sua, l'ha messo per cercare di fermare Marras o per altri motivi? Sì, avevamo visto nel secondo tempo a Spezia che l'aveva annullato bene, quindi ho pensato di giocare così. Avevamo interpretato bene la partita, perché sinceramente loro occasioni di gol non avevano avute, l'avevamo preparata proprio nel modo migliore e sì, proprio è stato proprio questi due episodi, però nel calcio ci sta, ecco. Dopo è chiaro che anche l'arbitro è stato un pochettino severo, perché parlando anche con Tonozzi lui dice che la palla l'ha toccata prima, poi l'attaccante gli si è buttata addosso, e queste due espulsioni insomma mi sembrano un po' azzardate, però insomma non voglio giudicare l'operato dell'arbitro, perché in una partita di storia giovanile è meglio neanche prenderla in considerazione. Parlare a posteriori è sempre facile, come mai l'esclusione di Stillo, che siamo venuti a vedere la settimana l'allenamento della squadra e sembrava diciamo quel giocatore che aveva un brio in più rispetto agli altri? Ma perché Busato mi aveva dato sempre delle garanzie sulla fascia, Albertini è un giocatore che può creare occasioni da gol, è veloce, e noi dovevamo vincere, quindi ho detto con Bernardini, Giovanni, Busato e Albertini eravamo abbastanza offensivi, ecco. È chiaro che l'avrei messo dentro, purtroppo nel momento in cui hanno espulso Tonozzi lui doveva entrare al posto di Albertini, perché sapevo che mi poteva dare della qualità negli ultimi 15 minuti. Mi dispiace per lui che non è potuto entrare, ma era stato preso in considerazione, ecco, da me. Degli errori di gioventù ha già parlato lei, invece degli eccessi di nervosismo cosa potrebbe dire riguardo? Come mai alcuni giocatori diciamo hanno fatto dei falli che hanno anche in parte compromesso la partita? Forse Maestri ha messo un po' troppo di vigoria quando una palla era già diciamo persa. Ma pensa, secondo me l'arbitro ha usato due misure diverse, perché il 4 nel primo tempo, dopo che era stato munito, ha fatto la stessa entrata su Giovanni e non è stata presa in considerazione. Sono stato espulso anch'io, che ho detto solo all'arbitro che secondo me non era un fallo d'espulsione, quindi non l'ho offeso niente, sono stato mandato fuori proprio senza neanche essere preso in considerazione. Il fallo di Casanova è stato un semplice fallo con trattenuta da dietro, che ne succedano in quantità enormi durante la partita, dove tutti vengono ammoniti e lui l'ha espulso. Quindi ti dico, il nervosismo non lo vedo, ecco. C'è stata un'entrata decisa di Maestri, che ne succedono parecchie nei campionati di calcio, però l'arbitro l'ha vista in quest'ottica e dobbiamo accettare le sue decisioni. Tornando su argomenti generali, questa esperienza cosa ha portato a lei e cosa porterà secondo lei a questi ragazzi nel proseguo della loro carriera? A me ha portato tanto, io l'ho ringraziati perché mi hanno dato l'opportunità di assaporare questo ambiente di fasi finali, di essere a contatto con la prima squadra che non avevo ancora avuto, quindi li ho ringraziati personalmente dentro lo spogliatoio. E a loro sicuramente aver fatto parte di questo gruppo, di averli migliorati, ecco, anche loro sono trovati davanti a situazioni dove iniziava a esserci anche un po' di pressione, perché insomma ci tenevamo tutti, giocare allo stadio, fare bella figura, cercare di andare alle fasi finali, quindi sicuramente questo è stato un passaggio che a loro serve poi per il prossimo anno, perché mi auguro che qualcuno venga aggregato alla prima squadra e che possa avere dell'opportunità di mettersi in mostra. Quindi secondo lei qualcuno pronto per la prima squadra ci sarà? Sì, con i termini giusti, non bisogna buttarli subito a rischiare di essere bruciati, devono partire in ritiro, devono essere inseriti pian piano nelle amichevoli, ispezioni durante la partita, per poi dopo, durante l'anno, se c'è l'opportunità sicuramente devono giocare, perché alcuni se la meritano. È chiaro che anche loro devono fare un passaggio graduale per essere pronti, non so quando, magari a ottobre, novembre, ad essere pronti, essere far parte anche degli 11 titolari. Una menzione finale la vorrei lasciare al pubblico, oggi 400 spettatori paganti, vuol dire che questi ragazzi sono riusciti a portare gente allo stadio. Sì, io guarda, vorrei ringraziare
personalmente tutto lo staff, perché mi ha dato questa opportunità. Vorrei ringraziare lo staff medico, che magari in questi momenti ha meno visibilità, perché l'allenatore viene preso più in considerazione, perché hanno fatto sia i dottori che i fisioterapisti un lavoro eccellente per recuperare tutti gli infortunati, e il preparatore atletico, perché li ha portati a uno stato fisico di queste partite veramente al top, perché siamo andati anche in 10 contro 11, non sembrava sicuramente che la SPA fosse un giocatore in meno, e al preparatore dei portieri, perché sono quelli che fanno parte del mio gruppo e che mi hanno dato veramente tanto, magari non vengono menzionati, però io devo proprio ringraziarli in primis, perché se questa squadra ha fatto tutto ciò è anche soprattutto merito loro, perché poi dopo io li ho presi negli ultimi 3 mesi, ma loro hanno fatto un lavoro eccellente in tutti i 10 mesi. Grazie Massimo Pedreali.